volta abbiamo visto un pochino come vengono classificati questi elementi nutritivi. Abbiamo visto che avevamo degli elementi essenziali divisi in macro e micro elementi, poi c'erano degli elementi, vedremo, indifferenti, cioè che ci siano o che non ci siano per le piante è la stessa cosa, e poi addirittura purtroppo ci sono anche quelli tossici. Abbiamo visto la distinzione fra gli zootossici e fitotossici, o soltanto quelli che erano zootossici e non fitotossici, con tutte le varie caratteristiche. Poi si era visto dei principali elementi, naturalmente quelle che potevano essere le forme assimilabili dalla pianta, e i sintomi di carenza oppure di eccesso. E qui che si è detto che entrambe le condizioni sono condizioni dannose, quindi l'elemento deve essere presente nei giusti quantitativi. Non deve essere presente in quantità troppo ridotte, non deve essere presente in quantità troppo eccessive, perché altrimenti la pianta va incontro a delle problematiche. La problematica finale estrema è quella della morte. Naturalmente si è detto, soprattutto per alcuni elementi, che sono quindi poco mobili nel terreno, che devono trovarsi nelle vicinanze della radice. Per questo cambia anche il momento in cui vengono distribuiti. Alcuni vengono distribuiti proprio come concimazione di fondo, così che quelle lavorazioni vengono amalgamate al terreno e così in qualunque posto le radici li trovano. Altri invece sono molto mobili, tipo l'azoto in forma di nitrato, e di conseguenza si deve fare una concimazione frazionata in modo tale che questo elemento, che può essere direttamente preso dalle piante, ma è molto mobile, non sia dilavato e quindi non venga perso e vada a finire nelle falde acquifere, che altrimenti io speso per concimare, ma non ho nessun effetto sulla mia coltura, anzi vado a inquinare quelle che sono le acque. Quindi guardiamo, un conto è averle nel terreno, un conto è che siano assimilate dalle piante, sono due condizioni diverse, no? L'avevo già detto diverse volte. Un elemento può essere presente anche in percentuale altissima nel terreno, ma se è in una forma non disponibile, non solubile, è come se non ci fosse. E infatti il paragrafo che andiamo a vedere oggi parla proprio delle modalità di assunzione, cioè come le piante vanno a prendere questi elementi dal terreno. Si è detto che il terreno per non substrato su cui si coltiva è un veicolo, quindi potremo vedere, ora si avvieranno, le prove con la coltura idroponica, in cui voi vedrete che queste colture coltivate fuori terra comunque vivono, crescono, si sviluppano e arriva nella fase finale di raccolta. Naturalmente lì ce li mettiamo noi, in quest'acqua dell'idroponica dove loro vengono coltivate, gli elementi nutritivi. Quindi capite bene come il terreno fa soltanto da substrato, ci siamo, veramente molto complesso. Vi dice, le modalità di assunzione dei vari elementi sono diverse a seconda dell'elemento considerato e delle forme molecolari con cui questo viene assorbito. L'assunzione delle sostanze nutritive da parte della pianta si compie in due fasi generalmente distinte. L'assorbimento per via radicale o fogliare e la successiva assimilazione, cioè la trasformazione delle sostanze inorganiche in composti biologici. Allora, innanzitutto, il grosso dell'assimilazione è vero, è per via radicale, ma c'è anche la via fogliare con cui le piante possono assumere sostanze nutritive. Naturalmente esiste anche appunto la pratica della concimazione fogliare. Io distribuisco un apposito, va bene, fertilizzante che deve essere disciolto in acqua secondo modalità e dosi descritte in etichetta, e lo distribuisco all'apparato fogliare e da lì viene portato all'interno. Si è detto che le piante assorbono i sali minerali, quindi sostanza inorganica. Infatti si diceva, se io vado a mettere in campo la sostanza organica, il letame, questo non può essere assimilato direttamente alla pianta, ma deve subire dei cicli di trasformazione, che tra un pochino inizieremo a vedere, i famosi cicli biogeochimici degli elementi. Naturalmente mi deve arrivare questa sostanza organica a essere sostanza minerale, per così essere portata all'interno, assimilata dalla pianta. Però una volta all'interno, la pianta è un qualcosa di organico, quindi da questo qualcosa di inorganico che ha assimilato, che sia azoto, fosforo, potassio, calcio, magnesio, quello che volete, deve andare a riprodurre, quindi a trasformarlo in sostanza organica. Quindi abbiamo questo doppio processo.
prima prende la sostanza inorganica, una volta all'interno trasforma in sostanza organica, quindi i famosi composti biologici. Si possono considerare, vi dice, tre distinti tipi, va bene, di nutrizione. La nutrizione carbonica, il carbonio, se l'ha già detto, viene assorbito come biossido di carbonio, l'anidride carbonica. Naturalmente dove si trova? Nell'atmosfera, attraverso gli stomi. Viene fissato nei tessuti vegetali tramite la fotosintesi clorofilliana. E quindi, naturalmente, lì c'è poco d'assunzione radicale, perché gli stomi si trovano nelle foglie, tranne piante che noi non studieremo, va bene? Quindi, dalle foglie, tramite gli stomi, questa CO2 entra all'interno, processo di fotosintesi viene fissata, infatti anche qui si forma una sostanza organica, i famosi carboidrati, CN, H2N, ON e così via, tutte le altre sostanze organiche di cui necessita la pianta. Poi abbiamo la nutrizione idrica, che avviene quasi esclusivamente per via radicale, consente l'assorbimento dell'acqua che fornisce alla pianta la maggior parte dell'ossigeno e dell'idrogeno necessari. Quindi qui la nutrizione idrica, cioè prendere acqua, si è visto quanto è importante per la pianta avere acqua. Infatti la prima grande distinzione che si è fatta all'inizio dell'anno è avere, ma qui ci sono piogge sufficienti per realizzare una coltivazione. In certe condizioni non era possibile coltivare, quindi l'acqua è l'elemento, uno degli elementi fondamentali, in quanto la CO2 c'è in tutti i tipi di atmosfera, anche troppo ormai. L'acqua invece diventa fattore limitante. Ricordate la formula dell'acqua, che è banale, H2O, quindi vedete come è composta da due atomi di idrogeno e uno di ossigeno. Ecco da dove prende l'idrogeno e l'ossigeno la pianta, va bene, per fare tutte le molecole organiche. Infatti, l'equazione della fotosintesi è CO2 più H2O. Ecco dove trova tutti questi atomi. E poi abbiamo la nutrizione minerale che coinvolge tutti gli altri elementi, a esclusione quindi del carbonio, dell'ossigeno e dell'idrogeno. Tutti gli elementi minerali vengono assorbiti dalle piante quasi esclusivamente per via radicale, essendo l'assunzione per via fogliare limitata alle piante acquatiche, oppure al caso in cui le foglie entrano in contatto con una soluzione nutritiva durante la concimazione fogliare, che poi vedremo come pratica di fertilizzazione. Ora cominciamo a vedere questi cicli biogeochimici, che forse avete visto un pochino anche in secondo l'anno scorso, non lo so. Comunque, si riguardano tutti da capo. Mi dice, gli elementi presenti negli organismi compiono un percorso ciclico, partendo dall'ambiente, sono usati dai viventi per poi tornare all'ambiente stesso. Gli elementi compiono cioè un ciclo continuo, in cui passano dall'ambiente fisico agli esseri viventi e viceversa. E si è sempre detto, no? Una foresta diventa un ciclo chiuso, non c'è bisogno di fertilizzazione, perché tutto ritorna sempre lì, gira sempre intorno. Quindi ci sta sempre uno sviluppo, ma le sostanze nutritive sono sempre quelle che ritornano al terreno. Il problema viene nei sistemi agrari, che a un certo punto quello che io vado a produrre lo raccolgo e lo porto via, naturalmente, dal campo. Quindi porto via sostanza organica e apro il ciclo e quindi poi devo andare a reintegrare, perché se no leva oggi, leva domani, naturalmente il terreno si impoverisce. I complessi processi di trasformazione ciclica degli elementi, in cui i composti si trasformano da sostanze inorganiche in sostanze organiche e viceversa, sono chiamati cicli biogeochimici. Il motore dei cicli biogeochimici è alimentato dal flusso dell'energia solare immagazzinata dagli organismi autotrofi, quindi le piante. Attraverso la fotosintesi, nell'energia chimica dei composti organici e in questa forma utilizzata da tutti gli organismi viventi eterotrofi. Ogni ciclo biogeochimico comprende due fasi, e queste sono per tutti, quindi importantissime. La fase biologica, chiamata anche fase di scambio, in cui avviene la riutilizzazione da sostanze inorganiche che vengono trasformate in sostanze organiche dagli organismi autotrofi. E poi abbiamo la fase geologica, chiamata anche fase di riserva, in cui avviene l'immagazzinamento delle sostanze inorganiche in serbatoi come l'atmosfera, l'idrosfera e la litosfera. In alcuni cicli, quindi cicli cosiddetti gassosi, come quelli dell'acqua, del carbonio e dell'azoto, i serbatoi sono l'atmosfera e l'idrosfera. In altri invece cicli, detti cicli sedimentari, come quelli di fosforo, lo zolfo e il potassio, i serbatoi della litosfera.
Quindi, naturalmente, a seconda del composto che si va a formare in questo ciclo, se è gassoso, per forza troverete o nell'atmosfera, proprio sotto forma di gas, oppure sempre gas disciolto in acqua, nell'idrosfera. Invece, quelli cosiddetti sedimentari, cioè che creano quello che può essere un minerale o comunque un composto solido, naturalmente lo ritroverete in quella che è la litosfera, cioè nel terreno. Bene, la litosfera è un po' più ampia, ma per farvi capire. Cominciamo con il primo ciclo biogeochimico, che è quello del carbonio. Vedete, innanzitutto vi identifica il carbonio, e questo deve essere fatto anche a chimica, bene, negli anni. Vedete, ogni elemento è caratterizzato da un numero atomico, da un simbolo e da un peso atomico. Queste sono proprio caratteristiche basilari, poi ce ne sono anche altre, ma intanto partiamo da qui. Numero atomico del carbonio, vedete, è 6. Il simbolo chimico è C e il peso atomico è 12,011. Bene? Naturalmente il peso è variabile perché sapete che no? Non esiste soltanto un solo tipo di carbonio, ma ci sono sulla Terra vari carboni con una massa atomica diversa, bene? I famosi isotopi. E quindi quello che si inserisce sulla tavola periodica è la media ponderata, quindi in base alla presenza percentuale che c'è sulla Terra dei vari tipi di carbonio. Quindi vedete che il prevalente sarà normalmente il carbonio cosiddetto 12, perché si avvicina moltissimo il peso a quello che è il carbonio 12, gli altri carboni saranno poco presenti. Naturalmente il carbonio, si è già detto, è l'elemento fondamentale su tutti i sistemi biologici, perché è la catena di tutte le sostanze organiche. I carboidrati come catena base hanno il carbonio, i lipidi come catena base hanno il carbonio. Le proteine come catena base hanno il carbonio. Quindi capite l'importanza di questo elemento. In quanto per definizione, dice, ogni molecola organica è caratterizzata dalla presenza di questo elemento. Se si effettua un'analisi della sostanza secca di qualsiasi organismo, escludendo cioè l'acqua, vabbè, in esso contenuta, di quello che è il peso secco, quando si chiamerà, il carbonio rappresenta l'elemento più abbondante. La concentrazione di questo elemento nel vegetale varia dal 42 al 48% circa. Qui dopo l'acqua è l'elemento sicuramente più presente. Infatti, se escluso l'acqua, al 48% veramente la metà del peso è carbonio. La fonte esclusiva di carbonio per le piante è il biossido di carbonio, quindi l'anidride carbonica, assorbito all'atmosfera attraverso gli stomi, che viene poi organicato, cioè trasformato in sostanza organica attraverso il processo fotosintetico. Ecco, ora non ci ritorniamo, se vedete 10 volte. No? Data l'importanza fondamentale del carbonio per tutti gli organismi viventi, eventuali carenze di questo elemento si rifletterebbero su tutte le funzioni vitali delle piante. Il biossido di carbonio, nei climi dove l'acqua è presente in quantità adeguata, costituisce il principale fattore limitante della crescita delle piante. Proprio per questa ragione non si conoscono effetti dannosi riferiti alle piante provocati da un eccesso di carbonio. Quindi, l'anidride carbonica, sapete, si è visto, è un aumento nell'atmosfera proprio a causa dell'attività dell'uomo. Quindi, generalmente, sì, è vero, cioè, è molto più facile diventi l'acqua fattore limitante che non il carbonio. Comunque, anche se siete in un posto in cui ci sta assenza di carbonio, ma potrebbe esserci, nell'atmosfera diventa anche lui fattore limitante. Però, nella stragrande maggioranza dei casi, ripeto, è l'acqua che diventa fattore limitante per la crescita delle piante. Guardiamo questo ciclo biogeochimico del carbonio, che avrete già visto sicuramente. Vi dice, il carbonio e il biossido di carbonio, quindi dell'anidride carbonica atmosferica, la famosa CO2, entra a far parte delle sostanze organiche grazie, come detto prima, al processo fotosintetico. La materia organica, così prodotta dagli organismi produttori, viene utilizzata attraverso la catena alimentare da tutti gli altri esseri viventi. I microrganismi del terreno intervengono dapprima attaccando direttamente tutti i residui organici costituiti dalle spoglie di animali e dai residui dei vegetali e anche dei microrganismi morti, perché anche i microrganismi, pur essendo microscopici, non li vedete, ma anche loro hanno un ciclo vitale, quindi a un certo punto anche loro arrivano a morte. In seguito, parte della sostanza organica viene direttamente mineralizzata, mentre l'altra parte, in genere preponderante, dopo essere stata decomposta in sostanze organiche relativamente semplici, verrà trasformata in humus e
mezzo di reazioni biochimiche. Naturalmente, chi è che opera queste reazioni biochimiche? Sono fatte da microrganismi presenti nel terreno. Ecco perché era così importante la fertilità biologica del terreno. Quindi fertilità biologica del terreno voleva dire questa presenza di macro e microrganismi. Quindi capite bene, se non ci fosse questa, tutti i cicli sarebbero bloccati e quindi tutte queste sostanze non sarebbero utilizzabili poi dalle piante. Naturalmente vi dice, l'humus stesso subirà poi un processo di mineralizzazione lenta e continua, opera di altri gruppi di microrganismi che attaccano composti organici liberando CO2, in particolare batteri e funghi. I processi di umificazione e di mineralizzazione che avvengono a carico delle sostanze organiche si svolgono in ogni tipo di terreno, ma con modalità diverse in funzione di alcuni fattori, i più importanti dei quali sono tipo di residuo organico, quindi l'elemento determinante è la ricchezza dei composti, va bene, facilmente biodegradabili. La cellulosa, ad esempio, viene demolita, vi dice, molto più velocemente del legno, quindi della lignina. Se è composto principalmente da cellulosa, avrà un processo di composizione molto più veloce. Presenza di ossigeno, reazione, temperatura, umidità e salinità del terreno, tutte caratteristiche sono già viste. Quindi nel periodo invernale, in cui è più freddo, i microrganismi lavorano meno. In primavera riprendono l'attività in maniera più veloce. Presenza di determinate specie di microrganismi, sono mica tutti uguali i microrganismi, anche qui le condizioni di terreno ne selezionano certi ceppi che possono essere più positivi o più negativi per noi. Fertilità chimica del terreno, perché anche qui ci deve essere una certa omogeneità degli elementi, cioè perché questi organismi non hanno che bisogno di un elemento solo. Quando si parlava del famoso furto dell'azoto, quindi se si trovano a scomporre catene carboniose povere d'azoto, questo azoto deve trovare nel terreno. Se non trova nemmeno in terreno, blocca tutto il processo di decomposizione. Qui in alto avete un ciclo, va bene? Quindi vedete come si può partire da qualsiasi parte, anche un ciclo. Partiamo alla CO2 nell'atmosfera, che vedete attraverso la fotosintesi viene fissata nel carbonio organico delle piante. Naturalmente qui cosa può succedere? Ci sono varie vie. Cioè, queste piante possono, per esempio, vi dice, bruciare, possono bruciare in bosco, incendi dei boschi, insomma, non è mica un fatto che non esiste. Oppure questi boschi possono essere utilizzati dall'uomo come legna da alberi. E quindi vedete, avviene comunque una combustione e sapete che tutte le combustioni producono CO2 e qui si ritorna subito alla CO2 atmosferica, sarebbe la fine di ciclo. Oppure vedete, il carbonio organico delle piante, questa pianta può essere mangiata, perché piante non considerate solo le grandi piante arboree, piante sono tutte, sono anche le erbacee, sono anche le piante che compongono un pascolo. Quindi questo pascolo può essere mangiato dagli animali. Tramite altre trasformazioni diventa carbonio organico negli animali. Vedete, nel frammezzo c'è la respirazione, con la respirazione, stiamo facendo tutti quanti ora, si ritorna alla CO2 nell'atmosfera. Noi in questo momento stiamo compiendo la respirazione, quindi stiamo producendo CO2. Oppure le piante, vedete, o anche gli animali, a un certo punto hanno un ciclo vitale. Quindi a un certo punto questo ciclo vitale finisce, la pianta e l'animale muoiono. E quindi diventano, praticamente diventa carbonio organico in decomposizione. Ovviamente si è visto quanti microrganismi intervengono nella decomposizione. Vedete, si può formare humus oppure combustibili fossili. Dell'humus, si è visto che quello che maggiormente ci interessa, va incontro poi alla mineralizzazione, formazione di composti minerali solubili che poi verranno presi dalle piante. Oppure combustibili fossili, va bene. Quelli che si sono formati in migliaia e migliaia di anni vanno incontro poi alla combustione, vengono utilizzati alla combustione e quindi si ritorna alla formazione della CO2 nell'atmosfera. Quindi vedete come alla fine si ritorna sempre lì. Ci siamo? Tranne composti minerali solubili, che questi però saranno comunque assimilati alle piante per il loro ciclo, perché non è che le piante vivano di solo carbonio. Si è visto come gli elementi servono tutti. Passiamo ora a vedere l'idrogeno e l'ossigeno, che si è detto si trovano nell'acqua, la formula dell'acqua H2O. E infatti vi dice, questi due elementi costituiscono gli elementi più abbondanti nella cellula vegetale, perché è l'acqua, la molecola più abbondante. Subito dopo il carbonio, se si considera la sola sostanza secca, quindi tolta tutta l'acqua, diciamo, anche tolta l'acqua, dove naturalmente la fanno da padrone,
Anche tolta quella, sono per importanza secondi soltanto al carbonio. Se però consideriamo anche l'acqua, l'ossigeno è presente in quantità paragonabili a quelle del carbonio. Entrambi gli elementi sono indispensabili alla vita delle piante, infatti insieme al carbonio sono i costituenti fondamentali di tutti i composti biologici. Quindi stesso discorso che avevo fatto prima. Avete fatto, non solo sui carboidrati, quali sono gli elementi fondamentali dei carboidrati? Carbonio, idrogeno, ossigeno. Quali sono gli elementi fondamentali dei lipidi? Carbonio, idrogeno, ossigeno. Quali sono quelli delle proteine? Carbonio, idrogeno, ossigeno e poi vedremo anche l'azoto. Quindi vedete come il carbonio, idrogeno, ossigeno ci sono in tutte queste macromolecole organiche. Quindi c'è l'idrogeno, entra nella composizione la sostanza secca dei vegetali in una percentuale media del 6%. La fonte quasi esclusiva di questo elemento per le piante è l'acqua. L'idrogeno proveniente dall'acqua viene liberato attraverso il processo fotosintetico e successivamente incorporato nei primi composti organici che si formano durante lo stesso processo. Altre fonti di approvvigionamento di idrogeno per le piante sono l'assorbimento di alcuni ioni che contengono questo elemento nella loro composizione. Come vedete, l'NH4 più lo ione ammonio e poi alcuni ioni fosfato, quindi H2 più 4 meno, H più 4 2 meno e altri. Bene? Comunque vedete, tutti nella molecola contengono gli idrogeni. Questi ioni come fonti di idrogeno rivestono tuttavia un'importanza molto scarsa, quindi la padrona la fa sicuramente l'acqua. Se vedete qui c'avete il simbolo dell'idrogeno, vedete come sempre il numero atomico è 1, è il primo elemento della tavola periodica. Il simbolo è H, amen, il nome è idrogeno, il peso è 1,0079. Ricordatevi che il numero atomico dipende dal numero di protoni che ha un elemento. Quindi il carbonio ha 6 protoni, l'idrogeno ce n'ha uno, amen, perché si prende il punto di riferimento i protoni, perché sono le uniche particelle che non variano, perché gli elettroni cambiano gli ioni. I neutroni invece cambiano gli isotopi. Invece l'unico che è il numero fisso è quello. Se io voglio classificare, devo prendere un qualcosa che sia fisso, perché sennò se mi cambia, come può classificare? Cambierebbe in continuazione. Poi abbiamo l'ossigeno, anche qui avete simbolo O, numero atomico 8, quindi vuol dire che ha 8 protoni, nome ossigeno, peso 15,999. L'ossigeno vi dice presente nella sostanza secca dei vegetali in una quantità molto elevata, siamo intorno al 42-48%, quindi molto analoghe a quelle del carbonio. La principale fonte di approvvigionamento di ossigeno per le piante è l'acqua, così come si era visto per l'idrogeno. Il rifornimento di idrogeno e di ossigeno viene assicurato alle piante soprattutto dalla nutrizione idrica, perché se è nell'acqua dovrà prendere acqua che prende questo idrogeno e questo ossigeno. E quindi per analizzare la dinamica delle trasformazioni di questi elementi nella biosfera bisogna prendere in considerazione l'acqua e il suo ciclo, che si è già visto. Ora passiamo all'altro elemento fondamentale. Sono tutti importanti questi che analizziamo. Naturalmente, se detto, nelle proteine, oltre a carbonio, idrogeno e ossigeno, che era una costante dei carboidrati e dei lipidi, abbiamo anche l'azoto. L'azoto, vedete, simbolo chimico N, numero atomico 7, peso 14,007. Naturalmente, se l'avete visto, no? Le problematiche di carenze o di eccessi di azoto. E vi dice, le funzioni biologiche dell'azoto sono molteplici e tutte di importanza essenziale, dato che questo elemento è presente praticamente in tutti i processi metabolici. L'azoto è un costituente fondamentale di molte sostanze biologiche essenziali, quali gli amminoacidi, che sono poi gli elementi costitutivi, come dicevo, delle proteine. I nucleotidi, che sono gli elementi costitutivi degli acidi nucleici, e i composti porfirinici, come la clorofilla. Clorofilla fondamentale proprio per il processo fotosintetico, quindi capite l'importanza di questo elemento. Che se vi è meno, naturalmente si bloccano tutti i processi di crescita della pianta, perché una volta che si è bloccata la fotosintesi, si blocca tutto, anche se si blocca la catena di costituzione delle proteine. L'azoto vi dice inoltre contenuto in gran parte dei più diffusi coenzimi, soprattutto
sostanze costituiscono la parte non proteica di un enzima necessaria per svolgere attività catalitica, nonché molti fitormoni e in alcuni fosfolipidi, costituenti fondamentali delle membrane cellulari. Quindi i coenzimi non sono naturalmente enzimi, appunto qui c'è la parte non proteica, ma sono quelli che aiutano. Quindi la funzione catalitica vuol dire abbassare l'energia di attivazione di una certa reazione, quindi far sì che avvenga con un dispendio energetico molto basso. Perché in alcuni casi, per esempio, alcune reazioni che avvengano nel nostro corpo sono catalizzate da enzimi e quindi possono avvenire alla nostra temperatura corporea, quindi 36 gradi mediamente. Altrimenti, se non ci fossero questi enzimi e coenzimi, cioè catalizzatori, queste reazioni non potrebbero avere a 36 gradi, ma avverrebbero, vedete come a caso, avverrebbero magari a 70 gradi, ma capite bene come 70 gradi sia incompatibile con la nostra vita. E quindi questi sono fondamentali, così come negli animali, anche nelle piante. Qui vi rifà il discorsino delle conseguenze e delle carenze degli eccessi dell'azoto, un pochino più approfondito, guardiamolo proprio velocemente. La carenza di azoto provoca come primo sintomo una ridotta e più lenta crescita della pianta, dovuta soprattutto al deficit proteico indotto dalla scarsità di questo elemento, al quale fa riscontro una temporanea abbondanza di carboidrati, che non vengono utilizzati per la sintesi proteica. Un altro sintomo caratteristico è una diffusa clorosi fogliare. Se entra mai la clorofilla, se non c'è più lui, non c'è più nemmeno la clorofilla e quindi abbiamo la clorosi. Cioè queste foglie non risultano più belle verdi, ma cominciano a diventare un verde pallido, giallo e così via, che si instaura a partire dalle foglie più vecchie, causata dalla mancata sintesi di clorofilla, mentre le foglie più giovani mantengono più a lungo la loro pigmentazione, poiché presentano un ritmo di assorbimento d'azoto più attivo. Poi dato che l'azoto è un elemento molto mobile anche all'interno della pianta, quindi si trasloca velocemente da quelle piante, dalle foglie vecchie a quelle nuove, quindi la carenza la vedete su quelle vecchie. In diverse piante, come il pesco, si verifica anche un arrossamento internervale, che è questo che vedete nell'immagine in fondo a pagina 200. Si verifica anche un acconciamento dell'intero ciclo vegetativo, con maturazione anticipata e un'abbondante caduta precoce dei frutti, a causa delle interferenze che la ridotta disponibilità di azoto provoca nella sintesi e nella traslocazione degli ormoni vegetali, in particolare delle citochinine. L'eccesso di azoto, invece, quindi la condizione opposta, cioè quando la pianta ha a disposizione troppo azoto rispetto a quello che dovrebbe essere, diciamo, il livello normale, stimola il metabolismo vegetativo a scapito di quello riproduttivo, favorendo una crescita indifferenziata della pianta. Questo fenomeno è positivo per le colture, il cui prodotto utile è costituito solo dalle parti vegetative, come ad esempio le foraggere, mentre deleterie per le piante che vengono coltivate per ricavarne fiori e frutti, o per le quali è comunque importante lo sviluppo di tali organi. Quindi qual è il concetto? Vi fa crescere tantissimo la pianta senza andare a fiore. Quindi questo elemento favorisce quella che è la fase vegetativa rispetto alla fase riproduttiva. Quindi se voi avete una foraggera, cioè l'erba da mangiare direttamente gli animali al pascolo, che ci fate il fieno, ben venga, tanto il seme non vi serve a nulla. Se coltivate le insalate, bene, anche se lì poi vedremo problematiche, anche lì. Quindi tutte quelle in cui usate una parte vegetativa, l'eccesso d'azoto, se contenuto, vi aiuta, perché ve la fa sviluppare di più. Il problema viene in quelle piante in cui non utilizzate una parte vegetale, ma utilizzate la parte che viene dalla riproduzione. Quindi o utilizzate fiori, per esempio, ornamentali, oppure se utilizzate i frutti, normalmente il frutto deriva dal fiore che è stato fecondato. Normalmente questa parte viene tutta, diciamo, molto penalizzata. Comunque, uno squilibrio nello sviluppo armonico della pianta si ripercuote sempre, anche se in misura diversa, a seconda della specie, sulla produzione finale, soprattutto per quanto riguarda il suo aspetto qualitativo. Il lussureggiamento vegetativo, quindi questo che vi dicevo, fa sviluppare tantissimo la parte vegetativa, indotto da un eccesso di azoto, produce un insieme di fenomeni negativi, particolarmente evidenti soprattutto in caso di concimazioni tardive. Uno dei sintomi indicatori di una presenza eccessiva di questo elemento nella pianta è la comparsa di un colore verde scuro nelle foglie. E qui poi la prossima volta vedremo, cioè lunedì, le principali conseguenze negative di un eccesso di azoto. Va bene? Naturalmente perché si vede il verde scuro? Per lo stesso discorso, cioè se mancava
spariva la clorofilla e quindi questi tentavano a sbiancare, quindi diventavano verde pallido, poi giallognolo e così via. Bene. Se invece c'è tanto azoto, la clorofilla è favorita, quindi invece che essere verde normale diventa un verde ancora più intenso, quindi si nota molto bene, no? In alcuni casi è anche un sinonimo di qualità, anche se non salutare. Per esempio nel basilico molto spesso è ricercato questo colore bello verde intenso, però vuol dire che l'azoto lì è in eccesso e l'azoto poi vedremo non è una sostanza sempre favorevole naturalmente alla salute umana, soprattutto quando ce n'è troppo, che il problema sono sempre gli squilibri, va bene?